Catanzaro Lido sta cambiando perché in effetti su questa zona si sono concentrati una serie di lavori relativi a delle infrastrutture importanti e naturalmente questo contribuirà notevolmente a cambiare il volto a Catanzaro Lido, ma credo che la cosa più importante è che sia cambiata una mentalità, è cambiato l'approccio della politica verso una parte di città che per molti anni è stata dimenticata, è stata quasi considerata una zona marginale, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista, politico e infrastrutturale. Ovviamente l'amministrazione Abramo non ha, in itinere solamente, questioni che riguardano Lido. L'amministrazione Abramo ha avviato una serie di progetti che riguardano la città di Catanzaro a 360 gradi. Ovviamente risalta di più Lido perché intanto c'è un'infrastruttura leader che è quella del porto, che ha tenuto con il fiato e tiene ancora con il fiato sospeso da oltre 50 anni la comunità catanzarese. Su questo importante progetto, questa importante infrastruttura, diciamo che l'amministrazione, il sindaco e tutti noi e stiamo lavorando tantissimo affinché entro il 2015 possa essere appaltato lo stralcio più importante che sono i 20 milioni di euro, che poi consentirà il completamento definitivo del porto e darà la possibilità che lo stesso sia fruibile sotto tutti i punti di vista e possa essere veramente un fiore all'occhiello per l'intera città di Catanzaro. Ovviamente, come dicevo prima, l'interesse non è solo su Catanzaro Lido, l'interesse è in tutta la città. Ora, noi, l'amministrazione è impegnata ad aggredire, tutto quello che era stato già previsto dai PISU e dalle varie misure regionali ed europee. Ora dovremmo impegnarci nella nuova programmazione che dovrà riguardare soprattutto la ricucitura dei quartieri, la riqualificazione degli stessi, uno per tutti, per esempio Viale Isonzo. Io ho letto l'altro giorno di un collega che sostiene la necessità di abbattere la vecchia pista ciclabile. Ovviamente concordiamo su questa proposta, ma dobbiamo trovare intanto i fondi necessari per farlo, dobbiamo aggredire la nuova programmazione comunitaria e fare una serie di progetti, mettere in campo, in cantiere una serie di progetti tali da poter fare questo tipo di cose. Un fatto importante è anche quella di riprendere la discussione sul PSC, sul piano strutturale comunale, che è arenata da oltre un anno, anche se questa cosa mi preoccupa poco. Io approfitto dell'occasione che mi dà questa emittente per sottolineare come l'amministrazione abbia varato attraverso i suoi uffici un documento fondamentale dal quale emerge la volontà di redigere uno strumento nuovo, urbanisticamente parlando, con volumi a saldo zero. Significa che non ci sarà previsto un metro cubo in più rispetto a quello che già consente il piano vigente. Ovviamente il piano vigente, anche se qualcuno la pensa diversamente, è in ogni caso in linea con la legge urbanistica regionale, quindi tutto sommato non c'è una fretta amministrativa a farlo. Però, siccome io sento in giro da tanto tempo ormai commenti negativissimi sul piano regolatore vigente, mi sembra strano che gran parte dei miei colleghi non si adoperino per passare alla strumentazione nuova abolendo questa che ormai appartiene al passato, che, ripeto, ancora oggi però praticamente esplica la sua funzione. Se la vogliamo limitare dobbiamo passare al piano nuovo, altrimenti non serve poi lamentarci e dire che questo piano non va bene, dovremmo operare perché si passi al nuovo. Ritengo che sia un ulteriore contributo alle attività che questa amministrazione deve ora condurre e chiudere, perché c'è troppa carne al fuoco, rischia di bruciarsi. E quindi per evitare questo rischio c'era bisogno di aggiungere, di completare la squadra anche di tecnici. A me va bene anche la squadra di tecnici, tutto sommato, in questa fase, fermo restando che la politica potrà eventualmente anche riproporsi in un prossimo futuro.
perché è giusto che anche la politica abbia il proprio spazio, voglio dire, io non sono quello che pretende di buttare a mare il bambino con l'acqua sporca. Per cui non dobbiamo dimenticare che anche la politica ha un ruolo fondamentale nella gestione di un'amministrazione poi difficile come quella di Catanzaro. Per cui io ritengo che gli innesti che sono stati fatti dal sindaco Abramo sono innesti positivi, sono mirati ad un maggiore contributo all'attività amministrativa. Ma spero che in un prossimo futuro possa anche come dire, delinearsi una connotazione politica, perché al contrario magari di quello che pensa forse in questo momento il sindaco, la politica, quella buona, quella sana, quella che si occupa dei problemi, quello che si occupa delle esigenze che hanno i cittadini, quello che praticamente ha a cuore i servizi da offrire, la politica ha un ruolo fondamentale nella gestione delle comunità. Guai se non ci fosse la politica.